Ciao a tutti amici e benvenuti di nuovo nella mia cucina. Ricettina di oggi. Utilizziamo come sempre dei prodotti di stagione, quindi ottobre, Halloween, ogni santi, l'autunno che arriva. Infatti sentite che oggi piove veramente freschino. Faremo una torta veramente veramente speciale con un ingrediente dalle proprietà benefiche ma che nessuno spesso usa, no? Eccola qui, la zucca. Faremo una torta di zucca veramente buona con un profumo di mandorle rum che solo mentre ve lo dico mi viene già voglia di mangiare. Molti non vogliono cucinare la zucca perché dicono ci vuole delle ore a cuocerle come le carote, le patate. Questa torta invece è speciale perché la zucca verrà solamente frullata e cotta direttamente nel forno dentro la torta. Allora iniziamo con la ricetta della torta di zucca a tema. Iniziamo la nostra torta di zucca frullando 125 g di zucca cruda con 40 ml di latte e 50 ml di olio di girasole, di arachidi, quello che avete. Mi raccomando, create una cremina come questa con la zucca ben tritata. Poi andiamo a sbattere due uova con 120 g di zucchero, io ho usato quello di canna, e in un piattino mettiamo 140 g di farina 00, 60 g di farina di mandorle o di mandorle frullate, e la vanillina e 10 g di zucchero di lievito vanigliato. Ecco le nostre uova e il nostro zucchero mescolati per bene. Adesso andiamo ad aggiungere la zucca con latte e l'olio che avevamo frullato. Si può aggiungere anche un pochino di essenza di arancia o la scorza di un'arancia. Andiamo ad aggiungere ovviamente la farina al composto che avevamo preparato prima e mescoliamo per bene fino a che non avremo più grumi. Ecco qua il nostro composto pronto. Aggiungiamo anche un pizzico di sale, due cucchiai di rum o di Cointreau o di succo d'arancia. Mettiamo in forno a 180 gradi per una quarantina di minuti. E voilà, la nostra ciambella torta super di stagione alla zucca è pronta, buona e morbidissima. Al prossimo martedì! Le mie ricette dettagliate sempre su Valentina in Cucina su YouTube.